Antonio Cianci, Raccata Film per voi, di nuovo in pista! Nuove nomination questa volta per Grand Budapest Hotel. Miglior film, miglior regia, sceneggiatura originale, colonna sonora, fotografia, scenografia, costumi, trucco, montaggio e chi più ne ha più ne metta! Nell'immaginaria Repubblica di Dubrovka si erige il Grand Budapest Hotel e assieme a questa struttura una vastissima varietà di attori, tutti in stato di grazia, che siano macchiette, comparse o spalle del duo Ralph Fiennes e Tony Revolori, questi due volti che si complementano e si complimentano a vicenda, si stringono la mano e danno vita ad un'odissea comica irriverente con dei tempi azzeccati. Gustav Acca, il concierge del Grand Budapest Hotel, interpretato da Ralph Fiennes, assieme in coppia con il suo fattorino di fiducia, Zero Mustafà, Tony Revolori, mettono le mani su una sceneggiatura originale ed è talmente ben strutturata questa sceneggiatura che è come se gli attori inventassero le battute al momento per migliorare, per definire, ecco, al meglio il concetto di intrattenimento ad ogni minuto che passa. Tutto questo in formato 4 terzi, una macchia sullo schermo, ma più che una macchia, una componente che va a rispettare l'aspetto primario che deve possedere un lungometraggio. Esso deve essere visto come una finestra che ti trasporta all'interno di un universo dove regna la fantasia più sfrenata e dove, ecco, da lì possiamo scrollarci di dosso la dura realtà di tutti i giorni. Anche se ci ritroviamo in un periodo storico spinoso a cavallo tra le due guerre mondiali, questi due eventi sfigurano di fronte a una scenografia ottimamente implementata che vive di fotografia, e la fotografia con la sua dolce e candida palette cromatica dona un'anima alla scenografia. Insomma, molti componenti di Grand Budapest Hotel si complementano a vicenda, come avevo già detto, i due attori protagonisti. Noi spettatori rimaniamo ancorati alla delineazione del loro carattere in costante cambiamento. Vivono l'attimo così come gli si viene presentato e riescono a reggere imprevisti e colpi bassi sempre col sorriso stampato sul volto. È questa la chiave di volta del film. Tutto questo contribuisce a rendere solido un effetto comico generato con estrema naturalezza. Momenti di grande cinema li scovi quando la parolaccia viene piazzata in punti strategici della pellicola, in momenti in cui anche noi vorremmo dirlo. È qui che scatta la risata di gusto. In tempi recenti solo Tarantino è riuscito a cogliere la vera essenza della parolaccia, a donarle forma e spessore in precisi punti della storia, per rafforzare l'intero comparto narrativo. Ancora grandi idee in sede di sceneggiatura possono essere sprigionate nell'aria che si respira ad Hollywood. E Wes Anderson, sinceramente, mi ha stupito. Tra i comprimari d'eccezione segnaliamo le prove di Willem Dafoe, Adrien Brody e Edward Norton. Non li vedremo mai più in ruoli così, quindi teneteli d'occhio. Wes Anderson, assieme a Joe Wright, è l'unico regista ad aver valorizzato una bellezza da interpretare con assoluta cautela, come quella di Saoirse Ronan. Lei con la voglia viola sulla guancia mi ha elettrizzato. Se Wes Anderson è un pittore che si finge regista e lui si focalizza sulla composizione delle scene che devono armonizzare perfettamente con un montaggio preciso come un orologio svizzero, il montaggio vuole completare tutte le mosse del regista. Il film è una carreggiata da percorrere, dotato di infinite carrellate, come per mostrare un Anderson euforico che vuole sbattere la testa in tutti gli angoli del suo quadrato, del suo formato 4 terzi. Il suo metodo di deve essere carpito, decifrato da tutti, deve essere compreso un regista così. La vera sorpresa qui è Alexandre Desplat, degno di nomination ma anche di una meritata vittoria, ebbene sì, riesce a trasferire lo spirito allegro dei due assoluti protagonisti, Gustav Acca e Zero Mustafà, in ogni singola sequenza, anche quando loro due non vengono ripresi dalla spietata macchina di Anderson. Una storia inventata di sana pianta con infinite possibilità artistiche e queste possibilità vengono sfruttate a dovere in ogni reparto. Bravi, bravi, perfetto, passiamo ai voti. Accordandomi con lo staff che si c'era dietro le quinte del film, io con sommo piacere voglio dare un 8,5 come voto finale a Grand Budapest Hotel. Qui Antonio Cianci, il Raccata Film ha finito. Fatemi sapere cosa ne pensate di Grand Budapest Hotel, se la regia di Wes Anderson per voi è un punto di riferimento inattaccabile nel mondo della cinematografia attuale e, come al solito, qual è la vostra parte preferita? I due momenti ripetuti nel film in treno dove ce l'hanno a morte con Mustafà, e non voglio svelare ulteriori dettagli. Lì mi sono scompisciato dalle risate. Un ringraziamento di cuore a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti. Ciao, alla prossima!